Sì, sono tornato con una consapevolezza diversa, mi sento una persona comunque molto equilibrata e quindi lucida, che fa quindi il percorso di formazione, quindi in campo, fuori della partita, anche studiando e cercando quindi di dare consigli anche ai ragazzi giovani, diciamo un po' il suo punto di forza. In questo, diciamo, quindi mi trovo anche qui a mio agio, perché vedo che anche qui ora sono stati inseriti i ragazzi giovani che sicuramente hanno esperienza, ma ancora magari non hanno quella, diciamo, lucidità o a volte quel saper gestire dei momenti che invece dobbiamo saper dare noi, in quanto, diciamo, un po' più esperti, e perché ci siamo passati, quindi insomma cercare di gestire ora quello che sappiamo fare, ma con quello che poi è la realtà dei fatti e che spesso si deve sposare quindi con la gestione del momento. Per la prima partita del torneo affrontiamo il Galles, che sono i campioni in carica. Sicuramente non è una partita semplice. Con questo cambio di gestione, sia nostro che loro, insomma, mi aspetto una partita che può avere, diciamo, dei punti di contatto e su alcuni, diciamo, temi del gioco, ma su altri alcune divergenze, inteso che comunque tutti quanti dovranno cercare di instaurare un nuovo percorso, sia a livello di giocatori sia a livello tecnico, per arrivare al nuovo mondiale in Francia nel 2023, e quindi ci sarà qualche sorpresa. Ora quindi mi aspetto sicuramente una partita difficile, andiamo comunque in casa loro, ma una partita in cui anche noi vorremmo far vedere che abbiamo qualcosa da dimostrare, e che so sarà difficile, ma sicuramente anche per Franco sarà una sfida, e sta cercando di trasmettere a tutti la sua cultura e il lavoro. Avremo comunque, penso, una bella gatta da pelare, ma andremo lì convinti, e secondo me possiamo riuscire ad avere anche una buona soddisfazione, visto che lui fa del lavoro anche lui una sua componente fondamentale.